Ciao a tutti, nel video di oggi, Leo si diverte ad inventare una storia, e Papà Fedez la scrive al computer. Poi, non vuole fargli costruire il suo nuovo robot di Gundam, perché ha paura che esca da solo dalla scatola. Vi lascio al video, buona visione! Allora, Leo non vuole che io costruisca Gundam. Posso costruirlo? Ma dai, costruisco un pezzettino. Ok, scusa, 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 non lo costruisco. Devo dire una cosa, Dimmi. c'è quell'omino, chi è? È Gundam, amore, è quello che non vuoi che io costruisca. Ma vola quel robot. Sì, vola. Vuoi provare? Se vuoi lo costruisco e vediamo come vola. No, non voglio. No, ok. Ma lì dentro ci sono tutti i pezzi di lupo. Ci sono tutti i pezzi, sì. Sì, ma sicuro che non si apre se Si costruiste? costruisce da solo? Sì. No, amore, non si apre, non si costruisce da solo, amore. Dai, su, vai. Ma perché non posso stare qui? Non posso stare qua? Perché hai paura che costruisco il Gundam? Sì. Va bene, dai, vado a letto. Ciao, buonanotte, amore. Ma vieni, perché non ti apri? Oh, grazie, amore, è un cuoricino quello. È un cuoricino? Pappagallo. Ah, non pappagallo, ok. La sorellina Buba. Ok, dai, Buba aveva una bellissima sorellina a cui voleva tanto bene, giusto? Sì. E la prendeva anche in braccio. La prendeva in braccio e Buba dice alla sua sorellina: "Sorellina, staremo sempre insieme e ti voglio un mondo di bene." Era così piccola. È così piccola, Sì. wow. Io e la Ferri ci diamo il cambio come nel wrestling. Ci diamo il 5. Dammi un 5 da lontano, amore. Oh, cambio. Ciao, patata bella. Ciao, patata bella. Ciao a tutti, faccio questo video per sopperire alla mia mancata presenza all'evento Umanità in Marcia in occasione del 7° memoriale dalla scomparsa di Stefano Cucchi. Ilaria mi ha chiesto di fare un piccolo video e lo faccio molto volentieri. Nutro un'immensa ammirazione nei confronti di Ilaria, perché credo che ci abbia insegnato una grande lezione, ovvero che quando si ha una verità da difendere non bisogna mai abbandonarla, con la consapevolezza che prima o poi la verità verrà a galla. Ci ha insegnato anche che lo Stato ha il dovere di difendere i propri cittadini, ce l'ha ricordato più che altro, in particolare le istituzioni e le forze dell'ordine dovrebbero avere a cuore la protezione dei più deboli, perché non c'è niente di più viscido che essere forte coi deboli e servizievole coi potenti. Lo Stato deve aprire gli occhi, accettare le proprie responsabilità e imparare dai propri errori per maturare. È naturale che un grande Stato commetta grandi errori, ma scaricare la responsabilità sulle vittime rimane un atto diabolico. Un saluto a tutti.